Ma che bella iniziativa davanti a questo camper straordinario che sta girando tutta l'Italia, 9000 km, per questa iniziativa. Come si chiama? Di Fiorire e Accogliere, il progetto di Comuni Fioriti. Il progetto però che noi stiamo realizzando nasce dall'esperienza difficile della pandemia. Abbiamo pensato di dare una svolta a questo grigiore portando in tutta Italia la filosofia dei Comuni Fioriti. Quindi visiteremo 645 comuni del litorale italiano, quindi per abbracciare l'Italia, dare questo messaggio di speranza, fiorire e accogliere, ma anche facciamo fiorire la speranza, ridiamo colore e quindi incontreremo tutte le amministrazioni locali per consegnare questo messaggio di Comuni Fioriti, per invitarli a partecipare alla filosofia di Comuni Fioriti, che è una filosofia in cui c'è una presa di coscienza del proprio territorio e trasformarlo il più possibile in un luogo accogliente per i cittadini e per i visitatori. Quindi fiorire è accogliere. Sappiamo benissimo che innanzitutto l'importanza del verde, qui c'è stato anche mostrato quanto è importante il verde, c'è stata mostrata l'importanza delle api, non dobbiamo dimenticarlo, e a questo va aggiunto l'importanza dell'estetica floreale, cioè le fioriture come un creare un po' un salotto di casa dove le persone possano vivere con serenità l'armonia comunitaria di un paese. La bellezza, diceva Dostoevskij, ma ancor prima Sant'Agostino, salva il mondo. Quindi questo è il messaggio che andremo a portare a tutte le amministrazioni. Ecco, sottolineando come detto prima l'importanza e la bellezza anche di questa vostra iniziativa, ricordiamo che siete in Polesine, oggi siamo a Portoviro, domani sarete a Portotolle e ad Ariano, e ricordando, come ci diceva il suo collega, cominciate da Muggia, praticamente dalla parte estrema ad est dell'Italia, in provincia di Trieste, tutto il litorale adriatico, Taranto, il golfo di Taranto e non solo, Calabria, Sicilia, per arrivare poi in Sardegna. Faremo tutto il litorale fino a Ventimiglia e chiuderemo in Sardegna. Il motivo è un po' questo. In Sardegna, alla fine del tour, pianteremo alberi per due motivi: per risanare gli incendi dell'anno scorso, e lo faremo anche in Sicilia e in Calabria, e poi per riparare il danno di CO2 che stiamo recando con il passaggio del camper. Quindi vogliamo anche con questo esempio dire: ok, abbiamo fatto questa esperienza, chiaro, siamo in un contesto in cui le emissioni con il trasporto ci sono, ma noi andiamo a piantare degli alberi per dire alla natura: abbiamo emesso, ma andiamo a riparare. Ecco, è un progetto itinerante, durerà un anno, ci diceva sempre il suo collega, e non solo, la vostra è un'associazione che ha 30 anni di vita, o sbaglio? 40 anni. 40 anni addirittura. 40 anni, l'associazione Asproflor è nata circa 40 anni fa, anzi 41, perché l'anno scorso hanno festeggiato proprio 40 anni, da cui 20 anni che si occupa di divulgare questa filosofia di Comuni Fioriti. E bravi. Ci proviamo. Il nostro progetto, questo in particolare, si chiama Rinasci Italia, proprio appunto per cercare di portare speranza e bellezza, cercando di farla rinascere. Il sindaco Mauro Veronese con i suoi angeli custodia, che voilà, questi qua sono gli azzurri, decisamente capitanati da Dism, la presidente della Proloco, ma non solo. Sindaco, quando c'ha questi guardi del corpo, lei è tranquilla? Sì, sono tranquilla anche perché sono espertissimi di territorio, tutti quanti. Beh, Dismo, qui siamo a casa di Dismo, però insomma Antonella Ferro, da ottima presidente della Proloco, ovviamente insomma sovrintende a tutte le realtà, e i free bikers, lo sapete tutti, fanno della mobilità lenta il loro biglietto da visita, quindi abbiamo pensato che fosse il modo migliore. Voi consumate con il camper, noi invece, anzi loro, vengono in bici, ma alla fine il fatto di girare in bici è uno dei modi migliori
per visitare il nostro territorio. E quindi insomma abbiamo voluto utilizzare questo biglietto da visita perché chi segue la vostra esperienza possa capire che, e possa insomma sapere anche che il Porto Viro, ma tutto il Delta del Po, è appunto una meta ideale per stare all'aria aperta, stare anche sicuri. Siamo estremamente safety sotto il profilo anche del virus, è stata una dei motivi per cui siamo stati molto visitati negli ultimi tempi, e qui ci fa particolarmente piacere, e insomma per ricordare a tutti che insomma siamo una terra, abbiamo detto prima, una terra giovane, ma una terra molto accogliente in cui si sta bene e si vive bene, quindi benvenuti. E soprattutto non pigra. Ah esatto, no. No, perché volevo solo far conoscere da loro che questi signori qua sono stati in Vietnam, hanno girato tutto il mondo con la bicicletta, quindi bravi, bravi. Dismo un po' meno perché lui è un po' più pigro, però. Possiamo fare un ultimo gesto? Allora, quando si va in casa di qualcuno come ospiti, non si porta almeno una bottiglia di buon vino, no, per festeggiare, per ringraziare. Noi abbiamo pensato a questa bottiglia che ci è stata realizzata dalla Santero. Volutamente la Santero ha voluto dedicare al progetto proprio una bottiglia numerata, per cui è un'edizione speciale. E la consegniamo al sindaco come segno di ringraziamento per l'ospitalità. Grazie.